Sì, è stata una partita molto intensa e combattuta, la Juve è passata sollecitamente in vantaggio, poi soprattutto nella ripresa grandi attacchi da parte della Fiorentina, clima di palpabile nervosismo in campo, da sottolineare il fatto che non c'erano molti spettatori, meno di 30.000 delle Alpi per questa che è una classica del calcio italiano, la sfida tra Juventus e Fiorentina, con l'aiuto di Francesco Bellofiore. Vediamo comunque come sono andate le cose attraverso le immagini. L'arbitro Treossi di Forlì fin dall'inizio dimostra di voler tenere saldamente in pugno la partita. Al primo contatto in campo c'è ammonizione per Carnasciali che entra duro su Del Piero. Ammonito dunque Carnasciali, ci sarà uno stillicidio di ammoniti, doppio cartellino giallo anche per Boxic che verrà espulso nel finale. Proprio Boxic in posta su Di Livio si arriva in ritardo ed è Del Piero che lancia ancora Di Livio sulla destra, va in profondità, sembra perdere il passo, poi recupera il pallone, lo scaraventa al centro e il colpo di testa vincente di Padovano in ottima elevazione. Vedete che Di Livio sembra perdere il controllo del pallone, poi però effettua un cross calibrato per Padovano che mette dentro il pallone dell'1-0. Sarà il gol decisivo, sono passati appena 8 minuti dal fischio di inizio. Partita che ha un palpito poco dopo per questo intervento in area su Oliveira da parte di Montero. L'arbitro lascia correre, grandi proteste da parte dei giocatori della Fiorentina, diranno gli esperti della Moviola. Fiorentina che attacca ancora, fuori di poco il tiro di Carnasciali. Del Piero deve lasciare il terreno di gioco, distorsione al ginocchio sinistro, forse non ce la fa nemmeno per la nazionale. Lippi corre i ripari, inserisce Jugovic al posto di Del Piero. Grandi spazi per la Juventus in contropiede, ancora Boxic in azione, sballa però la conclusione. È la Fiorentina che mantiene l'iniziativa, è anche pericolosa come questo inserimento da parte di Oliveira, la cui conclusione però non è sufficientemente precisa. Attacca ancora la Fiorentina, bella questa azione, Carnasciali. Effettua il suggerimento al centro per Rui Costa, la cui conclusione è bloccata da Rampulla. Ancora la Juventus, inserimento di Jugovic da destra, grande tiro e traversa piena. Nel secondo tempo parte a sprombattuto la Fiorentina e subito al primo minuto c'è una grande opportunità per Battistuta che però non inquadra la porta da due passi. Fallo da parte di Ciro Ferrara su Oliveira, c'è calcio di punizione da posizione decentrata, tira benissimo Battistuta e solo la traversa salva Rampulla. Ranieri naturalmente tenta in tutti i modi di correre ai ripari e entra Robbiati per Kois, poi successivamente Baiano per Amoruso, Orlando per Oliveira, gioca a quattro punte. La Fiorentina, grandi manovre da parte delle due panchine e grandi spazi come sempre a favore della Juventus. C'è ancora una opportunità per Boxic che attende l'inserimento di Conte, il passaggio perfetto, il colpo di testa e il palo di Conte. Ma la Fiorentina non demorde, qui tenta il pallonetto Oliveira ma è ben piazzato Rampulla. Ancora Boxic scatenato sulla sinistra, riesce a eludere anche l'uscita di Toldo, poi però tenta di trovare la porta, ma l'operazione non gli riesce. Boxic, vi ripeto, due cartellini gialli espulso nel finale. C'è un'opportunità proprio al 90° per Massimo Orlando, la cui conclusione termina fuori, 4 i minuti di recupero, gara palpitante e ancora una grande opportunità per l'Amoruso della Juventus, Nicola, che anticipa anche l'uscita di Rampulla, ma il pallone termina fuori. Dopo 4 minuti di recupero fischia alla fine l'arbitro Treossi. Nervi a fior di pelle anche dopo il fischio finale, la Juventus batte per 1-0 la Fiorentina, partita che non ha tradito le attese, molto combattuta, molto nervosa. E a seguito della vittoria della Juve sulla Fiorentina si profila questa nuova classifica. Juventus con 10 punti al comando da sola, davanti al Milan a quota 9, poi Inter 8, seguono Parma, Bologna, Roma, Udinese, Napoli a quota 7, Samp e Vicenza a quota 6, Piacenza 5 punti, Cagliari, Fiorentina e Lazio 4, Perugia 3, Reggiana e Atalanta 2 punti a chiudere il Verona che